benvenuti in una nuova puntata di Viaggio in Molise che oggi ci porta a Castellino del Biferno per assistere alla quinta edizione dell'evento Oltre le note sotto le stelle. Quinta edizione ma prima volta in Molise perché è un evento, una manifestazione creata fuori dal Molise e itinerante in Italia. Questa volta è qui a Castellino del Biferno con tanti artisti di fama internazionale che vedremo, sentiremo insieme. Allora entriamo in questa puntata di Viaggio in Molise e scopriamo insieme Oltre le note sotto le stelle. Luigi Di Fonsi, ideatore dell'edizione Oltre le note sotto le stelle, siamo arrivati alla quinta edizione in 3 anni perché è stato un grande evento, nato 3 anni fa, cultura, musica, spettacolo, sport, come nasce l'idea di questa grandissima manifestazione? Ma la prima edizione è stata, diciamo proprio, l'abbiamo creata in un campo di beach soccer sul mare, e alla presenza di oltre 3.000 persone, facemmo così uno spettacolo e abbiamo avuto come oggi il tempo contrario, però poi ce l'abbiamo fatta, solo che abbiamo finito alle 2 di notte, me la ricordo tutta, un dramma, però abbiamo avuto Silvio Branco, l'ex campione del mondo di pugilato, e Giuseppe Gibilisco, primatista del mondo di San Marino Basso, campione del mondo, Alessio Sartori, campione olimpico, tanti, qualcuno me lo dimentico, però tanti. E poi abbiamo deciso di portarla avanti perché l'entusiasmo del pubblico è piaciuto e quindi abbiamo deciso. Lo stesso anno abbiamo fatto una seconda edizione dedicata alla cultura, e lo stesso abbiamo avuto delle premiazioni, un bel risultato. L'anno successivo altre 2 edizioni e quest'anno siamo arrivati qui alla quinta e ci sarà la sesta il 17 di settembre a Terracina, in cui premieremo ancora la cultura, personaggio che non ti svelo ovviamente perché comunque quelli di oggi meritano perché per chi non li ha visti sono eccezionali. E così è nato, adesso va avanti con la speranza di poterlo far crescere, anche se noi non chiediamo soldi a nessuno, lo facciamo di nostra iniziativa in collaborazione con Idea 10 che è qui e la portiamo avanti. Vediamo un attimo, oggi avevamo preparato molto, molto, molto di più all'aperto. È andata così. È andata così, ma comunque già vediamo questa chiesa piena di persone di tutte le età, perché la cultura, lo spettacolo, la musica uniscono e quindi devono essere incentivate, così come fate voi con queste manifestazioni. Sì, lo scopo diciamo è quello. Oggi abbiamo voluto unire un po' quella che è la cultura. Non è proprio del territorio, anche se c'è qualche cosa del territorio nel corso, purtroppo abbiamo tagliato proprio qualcosa del territorio perché avevamo previsto un'esibizione di ballo di una scuola, poi le ragazze si sono preparate tutto il tempo e alla fine è andata così, però è già tanto averlo potuto fare qui, o dovremmo riuscire a farlo qui, la speranza è questa. Quinta edizione, a breve appunto la sesta edizione, con la speranza di crescere sempre di più. Sì, potremmo anche portarla di nuovo in Molise, magari la settima, di portarla, però il Molise ci deve anche dare qualcosa a noi, nel senso, ma non sotto l'aspetto del lavoro, sotto tante cose, svegliare un po' pure un popolo che mi sembra troppo lontano, troppo distante da quello di Roma. Italia è quella, Italia è questa, però c'è un abisso nello scetticismo delle persone qui e regna sovrano nei confronti proprio se il prodotto non è finito nessuno ti aiuta a costruirlo e questo invece a Roma tutti collaborano, qui collaborazione poca e niente, questo lo devo dire, però non è che ci tiriamo indietro per questo, no, assolutamente, insomma siamo che spalle. Forti. Diciamo che nelle edizioni scorse i risultati ci sono stati, i media ci hanno premiato molto, ci hanno seguito, poi noi abbiamo dato un seguito a queste manifestazioni con dei concerti di cui oggi alcuni degli artisti che ci hanno accompagnato nelle edizioni ci hanno accompagnato ancora nei concerti che noi abbiamo portato nei teatri. E sono state molto apprezzate, poi faremo in modo di farvi avere anche il CD che oggi sarà lanciato per la prima volta qui
e poi no, ne parliamo dopo che li avete ascoltati. Okay. Assolutamente.